Dopo una lunga trattativa, il sindaco Rocco Giuliano è riuscito a trovare la quadra per formare la squadra di governo a Polla, sciogliendo così diversi nodi. Dopo la recente vittoria elettorale da parte dello storico primo cittadino contro Fortunato D'Arista, sono emerse, stando a numerosi rumors, diverse richieste da parte dei consiglieri eletti nella sua lista per entrare in giunta, richieste che potevano diventare pretese e alle quali il sindaco ha dovuto rispondere anche con forza, cercando così di risolvere gli eventuali dissidi. Il primo cittadino ha dovuto far calmare gli animi e quindi ha formato la giunta. Occorre anche aggiungere che durante la campagna elettorale la squadra di Giuliano si è distinta per liti e scintille interne, a volte anche durante degli incontri pubblici. Questo è il clima con cui il sindaco ha dovuto confrontarsi. Alla fine Massimo Loviso, come programmato, resterà vice sindaco. Assessori saranno Maria Citarella, Giuseppe Curcio e Teresa Pascale. Quest'ultima lascia il posto di presidente del consiglio a Gianni Corleto, che non sarà quindi più assessore. Dissidi sciolti? Per ora sì. L'ufficialità di queste scelte sarà ratificata sabato prossimo, a meno di colpi a sorpresa dell'ultima ora, durante il primo consiglio della nuova amministrazione Giuliano.